ad essere sempre con Lui, anche se nel corso della nostra vita dobbiamo fare esperienze di gioia, ma soprattutto a volte di dolore, come la situazione non facile che stiamo attraversando, poi tutto il mondo. Ma il dolore non è fine a se stesso. Il cristiano vive questo momento con la speranza, la certezza della risurrezione. Ecco, e il compito del sacerdote qual è? Mandato da Gesù ad annunciare questa verità, a dire ai propri fratelli, alle persone con le quali vive: non perdiamo la speranza, Dio è più grande. È più grande della nostra malattia, è più grande della morte, è più grande dei limiti, è più grande dei nostri peccati, perché Dio è amore. E ci ha dimostrato questo nella croce e nella risurrezione del suo figlio Gesù. Lo dobbiamo dire a voi, noi sacerdoti, ma lo dobbiamo dire anzitutto a noi stessi. Perché anche a noi può capitare, come è capitato a San Paolo, no? Dice questo. Ci sentiamo un'altra volta, come quando dice: sto prete non finisce mai di parlare, sto prete vanno a fare cose lunghe, no? Ma è per questo che noi siamo mandati, per rendere la parola di Dio bella, affascinante, come un dialogo permanente che Dio ha con noi e noi abbiamo con Lui quando rispondiamo. Noi nel ministero, poi nella celebrazione, nella partecipazione all'Eucaristia, nella vita domestica, a casa, nella famiglia. Ma insieme poi condividiamo l'ultima parte della riflessione, no? Qual è? Quando verrà lo Spirito di verità, vi guiderà alla verità tutta intera. Valeva per gli apostoli, che erano stati 3 anni con Gesù, vale per noi, che anche se celebriamo la messa, leggiamo la parola di Dio, abbiamo sempre bisogno di approfondire di più questa parola, di comprenderla. Dobbiamo credere veramente che questa è parola del Signore, è Dio che ci parla oggi. Non è un messaggio antico, è un messaggio sempre nuovo. E grazie allo Spirito Santo noi possiamo entrare in questa parola, perché questa parola diventa cibo per noi, nutrimento, così come l'Eucaristia, il pane e il vino, il corpo e il sangue di Cristo che devono alimentare la nostra fede. Perciò, sapendo che questo nutrimento della parola e del pane è indispensabile, sapendo che dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo in questo cammino della fede, dobbiamo veramente pregare il Signore per le vocazioni, per i sacerdoti che abbiamo, perché loro siano guide certe, sicure, come gli apostoli, per i sacerdoti che abbiamo avuto, perché il Signore li tenga nella gloria, per i sacerdoti che non abbiamo ancora, ma che dobbiamo avere e per i quali dobbiamo pregare. A questo punto consentitemi, dopo la riflessione, voglio continuare brevemente su questo, con un pubblico grazie, grande, ma è un grazie non di Michele, del Vescovo, è il grazie della Chiesa di Teramo, al Padre Generale e ai Padri Salvatoriani, perché sono tornati come un dono, 4 anni fa mi cominciai a rendere conto della situazione. E era appena iniziata la novena allo Spirito Santo e io, caro Padre Generale, sono stato 20 anni sacerdote nella parrocchia dello Spirito Santo e si sono presentati i primi 2, Janusz e Paolo.
anche quest'anno lo Spirito Santo non mi ha tradito. E ho detto subito sì. Quando loro hanno detto vorremmo venire in questa diocesi, ho detto subito sì. E ora sono sei. Sono sei. Pensate che dono abbiamo avuto? Lo dico a voi che avete la fortuna, la gioia di essere assistiti pastoralmente da due padri salvatoriani, da padre Ian e padre Stanislao. E perché vi dico questo? Perché insieme dobbiamo condividere e dobbiamo fare un atto di fede, che io dico per questa diocesi, lo ripeto sempre, perciò dobbiamo pregare. E cioè torniamo all'Antico Testamento, il braccio di Dio non si è accorciato. Anche se la matematica, la statistica mi dicono tu sei un illuso, io continuo a dire il braccio di Dio non si è accorciato. Perché nonostante l'età avanzata dei sacerdoti, me ne ho parlato durante la visita pastorale, non mi ripeto, nonostante che parecchi sono morti, quest'anno da gennaio sono morti 5 sacerdoti della diocesi, dobbiamo continuare a pregare perché il braccio di Dio non si è accorciato. Non vi voglio fare altri esempi, ma continuo io ad avere dei segnali precisi, ripeto però, non io se non mi inorgoglisco, è la diocesi. I sacerdoti vengono per voi. Allora se voi con me pregate, anche questa crisi, questo momento molto difficile, può diventare un momento di conversione nostra, di laici, delle comunità, ma diventa anche un segno dell'amore di Dio che si manifesta. E si manifesta attraverso non solo la presenza di chi oggi ci viene a dare una mano, ma anche attraverso le vocazioni che devono nascere nelle vostre famiglie. E una diocesi come questa oggi è tra le diocesi di Abruzzo quella che ha il maggior numero di vocazioni. Abbiamo 8 seminaristi in teologia. Sono segni questi o no? Vedete? Per cui, cari ragazzi, cari ministranti, la strada è aperta, il Signore continua a chiamare oggi. Ebbene, concludo invitando tutti a vivere questo momento come un bel momento del Cenacolo. Maria Santissima con gli Apostoli che accolgono il dono dello Spirito Santo. E insieme con la Madonna noi dobbiamo accogliere anche la chiamata di Gesù, perché vuole che questo popolo non sia abbandonato a se stesso, ma continui ad avere sacerdoti che possano guidare, santificare, governare per la realizzazione del Regno di Dio. Auguri a Padre Stanislao e grazie perché ci dai l'occasione nella tua festa di fare queste riflessioni di cui abbiamo bisogno. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi nel Signore, uniamo le nostre voci e i nostri cuori in un'ardente preghiera a Dio Padre, perché fonda il suo spirito sull'intera fraternità sacerdotale e su tutto il popolo di Dio. E insieme preghiamo dicendo, ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore. Ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore.
cuori il desiderio di salvezza. Preghiamo. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. Per il nostro Padre Stanislao, che oggi nell'Eucaristia rende grazie per il 25esimo della sua ordinazione, perché il Signore gli dà forza e salute per una rinnovata esperienza del dono ricevuto mediante l'imposizione delle mani, preghiamo. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. Per le nuove vocazioni sacerdotali, perché i germi di vocazione che Dio segna a piene mani nel campo della Chiesa fruttifichino in generose scelte di vita al servizio della comunità, preghiamo. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. Per tutti i sacerdoti defunti che in passato hanno guidato le comunità del nostro centro pastorale, sono particolarmente presenti nel ricordo e nella preghiera di questa giornata giubilare, perché possono godere della gioia perfetta del convitto eterno. Preghiamo. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. Per noi più riuniti, provenienti dalle comunità del nostro centro pastorale, dalla mensa della parola e del pane della vita, sappiamo trarre alimento per la nostra fede e sostegno nelle difficoltà della vita. Preghiamo. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. Padre Santo, origine e fonte di ogni bene, tu hai arricchito la tua Chiesa di una molteplicità di carismi e ministeri per l'edificazione del corpo di Cristo. Nel disegno della tua provvidenza tu hai chiamato Padre Stanislao a servire il tuo popolo come annunciatore del Vangelo e dispensatore dei santi misteri. Ravviva in lui il dono dello Spirito, che gli è stato trasmesso mediante l'imposizione delle mani del Vescovo, perché nella totale adesione alla tua volontà possa portare con gioia, sempre più grande, il peso e la grazia della missione ricevuta nell'imitazione di Cristo, sommo sacerdote. Fa di tutta la sua vita un'offerta pura per il calice prezioso che hai posto nelle sue mani, per renderti grazie con l'assemblea dei fedeli e magnificare con Maria, Vergine Madre, le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.